Tanti occhi elettronici puntati sui boschi di Fano. Dopo 3 anni di osservazione, siete pronti a raccontare alla città quali animali popolano alcune zone del nostro territorio? Sì, c'è una natura elusiva, una natura che poco si conosce perché è lontana dai nostri occhi. Uno dei modi che si ha per appunto conoscerla, per scoprirla, è appunto la fototrappola. Sono queste macchine fotografiche che hanno un sensore e quando qualcosa passa davanti si attivano e scattano foto oppure dei video e riescono a catturare delle scene molto interessanti, delle scene che appunto normalmente non si vedrebbero per esperienza comune. Infatti l'obiettivo di questo evento è proprio quello di raccontare queste scene, queste immagini particolari, le più belle, le più interessanti, le più curiose, raccolte sempre qui nel territorio di Fano. Che cosa avete visto? Tante cose, molte sono inaspettate. Abbiamo preso per esempio uno sparviere, un rapace notturno, mentre raccoglieva i rametti per il nido. Ma raccoglieva sempre allo stesso punto, non in giro, ma sempre in quel punto. Oppure un allocco che mangiava un ratto, una scena di Natale un po' strana. Oppure anche i lupi. Abbiamo documentato come i lupi dal 2020 fino adesso sono aumentati in numero e di conseguenza i caprioli, che prima erano abbondanti, ora sono diminuiti. Quindi proprio si nota anche la dinamica dell'ecosistema, come sta cambiando grazie a un predatore che è arrivato, che prima era praticamente molto raro. Ma poi anche altri animali, per esempio faine, il classico istrice che forma anche le coppie, le volpi, anche quelle molto abbondanti. La zona più studiata è stata la zona fiume, dove appunto è la zona forse più selvaggia di Fano, e lì appunto gli animali che si trovano sono quelli tipici da bosco, possiamo dire, da bosco e da fiume. Dove e a che ora si terrà questo incontro? Si terrà a Casa Archilei e sarà mercoledì alle ore 18:15. Appunto, per chi vuole consigliare la prenotazione, perché già siamo in tanti a partecipare, bisogna prenotarsi al 328 616 3202.